professor Celano qualche conferma, da uomini della strada ogni tanto ci chiediamo se effettivamente le scelte fatte sono scelte razionali, e ci dice: guardate che per innovare dobbiamo guardare indietro, dobbiamo tornare a fare delle cose che già facevamo, probabilmente abbiamo imboccato una strada che non era la migliore. Torniamo a vederle queste buone pratiche e facciamo le nostre. È il turno adesso dell'ingegner Italo Ricciardi, coordinatore territoriale del CONOE. Prego. Grazie. Intanto vorrei ringraziare anch'io Rilevo per l'organizzazione. Rappresento il CONOE, Consorzio degli Oli Vegetali. Condivido pienamente quanto è stato detto finora, in particolare si passa da un'economia lineare, cosiddetta dalla tomba, dovremmo passare un'economia dalla culla alla culla. Cioè, cosa vuol dire? Dobbiamo recuperare il più possibile, per mancanza di risorse del pianeta, per mancanza di risorse anche a livello italiano, siamo dei grandi produttori di materie prime, per la possibilità che abbiamo di diminuire il nostro costo energetico con l'importazione di petrolio, perché gran parte dell'olio raccolto sul territorio viene utilizzato nella produzione del biodiesel, circa l'85%. Quindi è un obbligo diminuire questi costi, è un obbligo cercare di diminuire l'importazione di petrolio, lasciare l'ambiente il più pulito possibile, come possibile. Quindi questi costi vanno a gravare sulla comunità. Cerchiamo in qualche modo di intervenire facendo la nostra parte. La missione del CONOE parte dal 1997, quando abbiamo avuto in Italia il problema della sindrome di Creutzfeldt-Jakob, la mucca pazza, tanto per capirci un attimino. In quel momento il legislatore ha sentito la necessità di intervenire creando un consorzio di filiera che andasse a controllare e verificare quello che succedeva sul territorio, e noi facciamo di fatto questo. Andiamo a verificare le aziende che siano autorizzate, che abbiano tecnicamente apposto le autorizzazioni per poter ritirare gli oli a livello del territorio in cui operano. E soprattutto la missione del CONOE è la tutela e salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica, proprio per i motivi che dicevo prima. Affrontare uno sviluppo sostenibile e soprattutto affermare il principio di legalità. Questo è un settore in cui negli anni passati ne abbiamo visti di tutti i colori, da dappertutto, vuol dire che il Trentino comunque dal punto di vista legislativo è un po' più avanti rispetto al resto dell'Italia per alcune cose, per alcune iniziative prese già da molti anni per un territorio su cui dovete ben difendere da queste situazioni. Per cui passiamo da un valore, da un costo ambientale, l'olio, io sono un operativo, per cui so quello che succede, normalmente le massaie buttano l'olio nel lavandino, nel vino dei casi, per creare dei problemi agli impianti di depurazione. Quindi questo si può evitare perché è un ulteriore costo che grava sulla comunità. Vale la pena invece anche i piccoli fondi cattivi recuperarli per poi destinarli a riutilizzo. E da lì invece abbiamo il ricavo ambientale che viene a diminuire quelli che sono i costi, ma soprattutto dà un incentivo alla popolazione di poter operare meglio, avere un prodotto, perché poi da rifiuto diventa un prodotto, da poter utilizzare con minor costi per tutti. Quindi direi che è un vantaggio per tutti. La raccolta, sono operativo, vado a visitare le aziende, mi rendo conto anche però della problematica che esiste nei comuni. La raccolta viene effettuata attualmente nelle aziende attraverso un sistema già codificato, l'emissione del FIR, eccetera, eccetera. Bisogna implementare molto di più quella che è la raccolta domestica, perché gran parte dell'olio non raccolto attualmente è proprio di derivazione domestica. Motivo per cui noi cerchiamo
di dare informazioni a riguardo il più possibile affinché si adoperi il comune, centro di raccolta o altro, per questo tipo di raccolta. In che modo? Intanto sensibilizzando la popolazione, dicendo quello che l'olio effettivamente può dare in termini economici a livello locale, minore inquinamento, molto minore inquinamento. Un litro di olio vegetale riesce a inquinare fino a 1000 metri di acqua superficie d'acqua, quindi diventa un dovere prendere atto di queste situazioni e evitare che accada. La stima è di circa 280.000 tonnellate all'anno di olio vegetale esausto, di questo il 70% non è raccolto perché di derivazione domestica, quindi viene raccolto in parte, non totale. Mentre quello che riguarda le aziende raccolto diciamo al 95-98%, non più un percentuale. Se non dimentichiamo che l'olio vale, ha un suo valore intrinseco ed estrinseco e rientra a pieno titolo nell'economia circolare, dalla culla alla culla, perché da una materia prima utilizzata riusciamo ancora a riutilizzarlo fino alla fine, ed è fra quei rifiuti che normalmente non ha controindicazioni perché gli scarti generalmente non ne ha, ne ha pochissimi, può esserci la presenza di un po' d'acqua, qualche pezzo di un po' solido, ma gli scarti fondamentalmente l'olio non ne ha ed è recuperabile, riutilizzabile al 100%. Pertanto io concludo anche prima dei 10 minuti, così lasciamo spazio magari anche successivamente a qualche domanda per loro. Per cui noi auguriamo, intanto sensibilizziamo chi è disponibile ad accettare le informazioni, sensibilizziamo i comuni e i raccoglitori a fare un lavoro di recupero dove possibile, come possibile, anche all'interno delle proprie comunità. Il vantaggio è evidente a tutti, soprattutto quanto hanno già illustrato prima di me, pienamente condivisibile.